Ciao, sono Federico Battistini di Progettiamo Autonomia e sono qui per presentare ACTA Relief, uno schienale posturale predisposto dell'azienda americana The Comfort Company, un importante nuovo prodotto che si va ad affacciare sul mercato e va a completare quello che è il range dei prodotti dell'azienda americana. ACTA Relief è un nuovo prodotto caratterizzato da un design progettato per eliminare i picchi di pressione sul rachide e distribuire la pressione su una superficie maggiore. In questo modo si può ottenere una confortevole postura e un'omogenea distribuzione del carico, contenere e supportare deformità anche strutturate. La peculiarità di ACTA Relief è che nella parte posteriore dello schienale è presente il sistema Boa Closure System. ACTA Relief è l'unico schienale presente sul mercato che presenta questa tecnologia. Tirando si rilascia la tensione dei cavi, premendo e girando si va a aumentare la tensione e di conseguenza la spinta. In questo modo è possibile realizzare anche dei microaggiustamenti e ottenere una specifica tensione nei diversi distretti della colonna vertebrale. Quando si rilascia il sistema Boa, i cavi perdono tensione, permettendo all'utente di immergersi e affondare all'interno del cuscino dello schienale e di contenere deformità ossee e atteggiamenti posturali anche strutturati, aumentando la superficie di contatto e realizzando un'omogenea distribuzione del carico in appoggio. Per realizzare il migliore posizionamento è necessario avere il sistema Boa completamente aperto e regolare, se possibile, lo schienale con la carrozzina leggermente basculata. Una volta ottenuta la postura ideale, si chiudono le sezioni Boa e si va a modulare il grado di serraggio. Una volta chiuso non sono richieste ulteriori regolazioni e quindi è possibile ottenere una postura corretta senza l'aggiunta di ulteriore materiale antidecubito. Naturalmente il sistema Boa si permette di modificare l'assetto nel tempo se le esigenze posturali dovessero cambiare. La struttura posteriore è una struttura a cornice aperta proprio per permettere a deformità strutturate, agibili, di affondare all'interno della schiuma antidecubito. E posteriormente è posizionata un'asta proprio per permettere su carrozzine pieghevoli di andare a posizionare il poggiatesta. Quando tutto è regolato, basta chiudere la cover attraverso una semplice chiusura velcro. Posteriormente sono presenti delle finiture catarifrangenti per essere visibili anche di notte. La cover anteriormente è realizzata in materiale traspirante StretchAir per garantire il massimo della traspirazione e del controllo termico e per ridurre quelle che possono essere delle forze di taglio, salvaguardando il benessere della cute. Relief è un prodotto estremamente confortevole che permette di realizzare un'ottima distribuzione del carico del rachide. Con questo schienale si possono posturare in maniera semplice utenze anche con esigenze complesse. Funzionalmente può essere considerato alla stregua di uno schienale su misura, ma con la praticità e la semplicità di utilizzo di uno schienale predisposto. Ora vediamo nello specifico come viene collegato l'ACTA Relief nella carrozzina. L'attacco è molto semplice, in questo caso un attacco a due punti, ma potrebbe essere anche un attacco a quattro punti. È quick release, quindi in maniera molto semplice si può togliere lo schienale dalla carrozzina, eventualmente se lo si va a montare su una carrozzina pieghevole, quindi deve essere smontato. Nella carrozzina rimarranno esclusivamente questi due attacchi di un peso estremamente ridotto. Per andare a reinserire nuovamente lo schienale è molto semplice, basta andare a inserire i due perni all'interno dei connettori. Qualora ci sia un caso molto particolare di un utente con spasticità o un ipertono, è consigliato prendere l'attacco a quattro punti in modo tale da avere un serraggio più resistente sulla carrozzina. Sono presenti dei grani molto particolari proprio per andare a chiudere una volta che viene regolato lo schienale e serrare in maniera definitiva lo schienale. In questo modo rimarrà in una posizione predefinita.